Oggi vi voglio parlare del sistema tributario comunale. Come sapete, abbiamo istituito dei tavoli tematici. In uno di questi tavoli si è parlato del sistema tributario. In particolare, vi voglio parlare di un nuovo modo di pagare la tassa dei rifiuti. In questo momento il comune fa pagare una tassa che si chiama Tari. È la tassa che serve per poter riprendere tutto il denaro che il comune paga per avere il servizio di raccolta rifiuti e smaltimento degli stessi nelle discariche. Dal 2017 il comune potrebbe adottare un altro modo di fare pagare questa tassa, che si chiama TARIP, tariffa puntuale. Con la tariffa puntuale ci allineiamo a quelli che sono le normative europee, ma soprattutto contribuiamo a pagare la tassa secondo il principio di chi consuma paga, quindi di chi sporca paga. Questo ci serve innanzitutto per recuperare l'IVA, perché da tassa diventa tariffa e quindi diventa prestazione corrispettiva, cioè come se stessimo pagando la bolletta della luce, la bolletta dell'acqua. E allora l'IVA si recupera, le aziende possono scaricarsi l'IVA, invece in questo momento si scaricano solamente il costo. Il comune a sua volta, per i servizi che paga, si può scaricare l'IVA. Pensate che il comune paga circa 2 milioni e mezzo l'anno di servizi per la raccolta dei rifiuti e con 2 milioni e mezzo ci sono 250 mila euro di IVA che può recuperare. Vero è che l'IVA che poi recupera da questa tariffa pagata deve essere versata allo Stato, però significa che per quelle quote che non vengono pagate, il comune l'IVA non la deve anticipare e questo significa per noi una liquidità che se l'avessimo fatta dal 2017 avremmo qualcosa come 900 mila euro in cassa. In più, in questo modo si differenzia il rifiuto perché non si paga sulla differenziata ma si paga sull'indifferenziata e allora i cittadini hanno interesse a dare più rifiuto differenziato in modo tale da non pagare. E quindi abbiamo raggiunto l'obiettivo di avere un territorio più pulito, abbiamo raggiunto l'obiettivo di ridurre le spese. Sappiate che l'indifferenziata si porta in discarica a qualcosa come 400 euro a tonnellata. L'indifferenziata costa meno, la differenziata costa meno della metà per poterla smaltire. Questo obiettivo ci consentirebbe di ridurre almeno del 30-40% l'imposta da pagare per poter fare questo servizio.